Se apriamo il dizionario, alla voce follia leggiamo: grave infermità mentale, perdita della ragione, sinonimo di pazzia, stato di grave malattia mentale, demenza, mancanza di senno, dissennatezza, pazzia, squilibrio, e ci sono molti altri sinonimi in questa definizione. Tuttavia, la follia di cui vi voglio parlare è la seconda voce del dizionario, ovvero il tema musicale portoghese in movimento moderato e in misura di tre quarti, diffusosi in Europa tra il XV e il XVI secolo. Dal XVI al XVIII secolo, oltre 150 compositori hanno utilizzato il tema della follia come base per comporre delle variazioni, ad esempio Corelli, Scarlatti, Vivaldi. La follia, in portoghese folia, è un tema musicale portoghese, risalente probabilmente al tardo medioevo come danza popolare e letteralmente indicherebbe folle divertimento, e veniva usato anche per indicare una festa popolare. È tra il XV e il XVI secolo che la follia viene assorbita dal repertorio di corte, ed è in questa modificazione che si diffonde in Europa. Molti compositori hanno utilizzato lo schema musicale della follia con una linea di basso ripetuto sulla quale potevano essere costruiti vari contrappunti, mentre l'esecutore era libero di improvvisare. Ed è proprio l'improvvisazione il nodo che ci permetterà di unire appunto la musica e la follia. Come? Grazie ai concerti che la giovane orchestra genovese sta preparando all'interno del progetto Follia Musicale, l'incontro creativo tra irrazionalità, genio, ragione, con il supporto della piattaforma di crowdfunding Rete del Dono. E se volete approfondire questo tema e scoprire cosa si cela dietro alle grandi composizioni di Marè, di Vivaldi, di Corelli e di molti altri, ma soprattutto sentire oggi cosa succede quando un musicista incontra questa follia, non pensateci due volte. Andate sul sito www.retedeldono.it, cercate il progetto Follia Musicale e donate!